Io penso che questo forse è un piccolo festival, ma ha una sua identità. È il festival di cinema documentario del sociale. Io penso che oggi serva molto e non a caso lo facciamo noi, che siamo una fondazione, Città del Sole, che si occupa di problemi psichiatrici, non di arte, perché credo che ci sia bisogno di documentare non soltanto le buone pratiche che si fanno nel sociale, ma anche i buoni sguardi, cioè la capacità degli artisti di dare alle persone, al pubblico, uno sguardo diverso sui problemi del sociale. Un cattivo informatore, un cattivo regista fa molto male nel sociale, insomma, no? Per cui io penso che un festival come questo segnala non soltanto delle esperienze importanti, ma anche un modo di guardare a questi problemi. Per questo non è una cosa legata soltanto alla psichiatria, ma anche agli altri disagi, alle carceri, all'immigrazione, alla droga, alla condizione delle donne, perché credo che ci sia bisogno di valorizzare oggi la qualità dello sguardo, perché parlando di internet si dice sempre oramai si può sapere tutto, già si può sapere tutto, ma con quale sguardo raccontiamo le cose? Internet spesso è uno sguardo generico, spesso è uno sguardo parziale, spesso è uno sguardo deformante. Qui diciamo, vi proponiamo degli sguardi che ci sembrano interessanti, degli sguardi originali, degli sguardi che hanno una loro eticità, perché anche il cinema c'ha un'etica, no? Diceva Godard che il carrello è un atto morale, no? Ecco, io penso che anche il cinema documentario è un atto morale, insomma, non si tratta soltanto di denunciare le cose, ma di saperle guardare da un punto di vista che aiuti gli altri a capire meglio i problemi.